Allora, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo faccio un po' in ritardo perché ho voluto vedere il finale di Empoli Milan. A quel punto lì ero lì. Avevo visto, in teoria volevo farlo prima questo video, poi ho visto il pareggio dell'Empoli e ho detto: ma la partita sembra interessante, vediamola. Infatti lo è stata ed è finita 1-1. Dunque, Juventus Under 23 che vince 4-0 col Cuneo. Pensate, prima vittoria in assoluto della Juventus Under 23 contro il Cuneo in Coppa Serie C, prima vittoria in assoluto dell'Under 23 in Serie C, prima vittoria in assoluto della Juve in Serie C contro il Cuneo, Cuneo che è la squadra delle prime volte. Bene, allora, direi che la partita oggi è stata presa con un altro piglio rispetto a quella carrarese. Ancora i ragazzi si vede che sono molto acerbi, parliamoci chiaro, sono ragazzi che ancora devono farsi, e vittoria importantissima. Al di là del 4-0 che è anche un risultato rotondo, piacevole da vedere, quello che vogliamo, però la cosa più importante è che io l'ho detto, la Juve deve pensare prima di tutto a fare esperienza e salvarsi. Non sono mai stato uno di quei gradassi che dice dobbiamo andare in Serie B al primo anno, no. Allora, con calma, salviamoci e facciamo punti. Poi l'ossatura della squadra servirà nei prossimi anni, poi magari tra 3 anni possiamo puntare veramente ad avere una squadra forte come può essere la Carrarese quest'anno e puntare alla Serie B. Quest'anno secondo me no. Stanno a pensare prima di tutto a salvarci, che non è così semplice, perché poi ci sono i playout, è un casino, la Serie C è molto complicata. Allora, dunque, la partita, ripeto, è stato un approccio completamente diverso, c'è stato il gran gol su bella azione di Pereira, bella azione di squadra. Pereira ha portato in vantaggio la Juventus, bellissimo guizzo con una puntata d'attaccante. E ha trovato anche, diciamo che poi la partita è stata molto equilibrata. Il Cuneo ha giocato molto bene. Del Favaro, che io critico spesso, oggi ha fatto un paio di parate veramente importanti. Poi Cuneo non ha sfruttato le occasioni che ha avuto, cosa che invece ha fatto poi Matheus Pereira al 74esimo. Il gol di Pereira, la doppietta di Pereira, ha poi di fatto chiuso la partita, perché poi hanno provato ancora il Cuneo, ma poi è rimasto anche in 10. E a quel punto lì la partita è finita. Partita è finita con arrivato il gol di Bonino all'86esimo, che ha dato il 3-0. Ha chiuso i conti Muratore per il 4-0, ma la partita ormai non aveva più niente da dire. L'unica cosa che c'era da dire su questa partita, che ancora non era stata detta, è che ha esordito in Serie C Hans Nicolussi Caviglia, giocatore della Primavera, che domani molto probabilmente vedremo in Milan-Juventus, partita che verrà trasmessa da Sport Italia alle 19. Per chi fosse interessato, io farò sicuramente il video post partita. Bello vedere questi ragazzi della Primavera che possono esordire in Serie C. È importantissima sta cosa. È importantissima. Quello che non è stato capito in questi anni è questo. Cioè, uno della Primavera può esordire o in prima squadra o in Serie C. Cioè, magari non hai la capacità mentale di esordire subito in prima squadra, perché non tutti ce l'hanno, però hai già la possibilità di giocare in Serie C. E giochi in Youth League. Ti alleni vicino alla prima squadra, giochi in Serie C, cioè giochi il tuo campionato primavera, puoi giocare in Serie C e puoi giocare in Youth League. Ragazzi, così cresci molto più velocemente, perché questi menano. La Serie C è un campionato dove si mena. È uno come Nicola Scaviglia. Oggi è entrato sul 4-0, partita chiusa, gli fanno fare esperienza, ok. Ma se lo butti dentro il risultato un minimo in bilico, lo legnano, e lì la personalità la devi tirare fuori. E cresci, quindi è veramente, io credo che questa cosa delle squadre B piano piano prenderà piede e sarà molto importante. Complimenti anche a Zironelli, e sono serio, visto l'altra volta l'ho criticato con la Carrarese. Oggi secondo me ha messo una squadra molto meglio, molto ben messa in campo. Poi con quattro difensori, a me giocare a tre non piace, vedere la squadra a quattro secondo me rende molto di più. E allora, prepariamoci, perché con il campionato primavera sarà così, ma soprattutto con le squadre di Serie C. Il campionato di Serie C è un campionato talmente difficile che puoi vincere 4-0 col Cuneo e perdere 4-0 con la Carrarese. Magari settimana prossima giochi con Novara, prendi altre 4 pere. Sarà un campionato altalenante. È la Serie C, è così, lo sappiamo. Noi seguiamo la Juve e fino alla fine, forza Juventus. Ci vediamo col prossimo video. A domani per il post Milan Juve Primavera. Ciao!